Buonasera dallo stadio Lungo Bisenzio e lo speciale Lega Pro dedicato al derby tra il Prato e la Pistoiese, derby vinto dai biancazzurri con il gol di Chiricò. Tante interviste, tante immagini qui dalla nostra postazione situata in Torretta, dove abbiamo seguito con Massimiliano Martini, che ritroveremo poi negli spogliatoi insieme a Simone Ciminelli, questa gara. Prima di vedere la sintesi, Simone Ciminelli, nostro collaboratore da Pistoia, che derby hai visto? Un derby che sicuramente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, però la Pistoiese ha sbagliato l'atteggiamento e il Prato ci ha segnato nel nostro uno degli unici errori della partita con Chiricò. Un risultato che secondo il mio punto di vista lo 0-0 sarebbe stato il risultato più giusto in un derby privo di emozioni. Non ti è piaciuto lo schieramento iniziale di Alvini? Non mi è piaciuto perché in una partita simile non si va a giocarla con una punta come Senigallia, perché Senigallia ha bisogno dell'appoggio di un'altra punta. Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, c'è qualcosa da rivedere, speriamo di riguardarlo per bene in settimana, perché sabato ci aspetta una partita importante come quella maceratese che ha vinto ieri contro la Spalla. Andiamo subito con la sintesi e le immagini di questo derby vinto dal Prato. 1555 spettatori al Lungo Bisenzio per il derby tra Prato e Pistoiese, biancazzurri in campo con Rossi, Ghidotti, Grifoni, Gaiola, Ghinassi, Boni, Chiricò, Serrotti, Quamè, Capello e Corvesi. Risponde la Pistoiese con Iannarilli, Lanini, Falasco, Taddei, Di Bari, Pasini, Mungo, Vassallo, Sinigaglia, Da Montecruz, l'arbitro Riccardo Panarese di Lecce, che ha diretto molto all'inglese lasciando correre in diverse circostanze. Atteggiamento positivo della Pistoiese nei primi minuti, Lanini per Da Monte, la conclusione termina alta sopra la traversa. Pistoiese che cambia modulo, l'atteggiamento come detto non è malvagio, perché le prime occasioni sono tutte di Marca Arancione, qui ci prova Taddei ed è Rossi bravo in due tempi a dire no al centrocampista della Pistoiese. La prima azione dei biancazzurri è al 23esimo e per la verità è un calcio di punizione centrale di quello che sarà il migliore in campo, ovvero sia Cosimo Migno. Chiricò, la conclusione controllata senza problemi dall'estremo difensore Iannarilli, viene ammonito Ghinassi. Alvini capisce che comunque l'attacco dei suoi non è continuo, anzi lascia parecchi spazi al contropiede del Prato, come in questa circostanza. Quamè fa involare Chiricò che aggira Iannarilli, la conclusione vincente, il Prato passa in vantaggio. Il tutto nasce addirittura da un calcio d'angolo battuto dalla squadra arancione con Taddei. In pratica la Pistoiese ha lasciato via libera al contropiede del Prato, fulminante con Quamè che ha scambiato in direzione di Chiricò, vanamente inseguito dal numero 7 Mungo e anche da Falasco. Aggira l'estremo difensore della Pistoiese Iannarilli e da posizione molto molto difficile va a segnare il gol del vantaggio. Chiricò che esulta davanti ai tifosi della Maratona, poi sotto quelli della tribuna centrale anche con una mascherina stile Halloween. Calcio di punizione per la Pistoiese che prova a reagire, Mungo, la risposta di Rossi, poi prova Da Monte, la rovesciata allontana la retroguardia biancazzurra. Chiusura di tempo con il Prato che si rivede là davanti con una ghiotta opportunità con Serrotti, Capello, Quamè, guardate cosa fallisce, Iannarilli dice no, poteva essere l'occasione del 2-0. E con le immagini adesso passiamo al secondo tempo, dove ci si aspetta una Pistoiese un po' più brillante che gioca però controvento, e invece bravo il Prato a controllare e a ripartire in contropiede senza subire tanti rischi. Qui c'è un calcio di punizione di Mungo che termina abbondantemente al lato, viene ammonito il difensore e capitano della formazione arancione numero 5 di Bari. Qui c'è un calcio d'angolo battuto da Serrotti, colpo di testa di Capello, il pallone che termina fuori. Il minuto era il 53esimo. Il Prato poi abbassa un po' la guardia anche perché è un po' stanco, ma la Pistoiese non ne approfitta granché. C'è questo pallone in area di rigore calciato da Sinigaglia, conclusione al volo, palla fuori, entra Speziale per Lanini, entra Knutzen per Quamè e Piscitella per Taddei, ammonito Da Monte. E ancora Pistoiese sulla rimessa in gioco, palla che spiove in area di rigore, c'è questo tentativo ad opera di Speziale, è Rossi che blocca, Capello viene ammonito, entra Gomez al posto di uno stanchissimo Chiricò. C'è un calcio d'angolo in favore degli arancioni al minuto 80, la battuta è di Mungo, palla che arriva nella zona di Falasco, conclusione alta sopra la traversa, cartellino giallo per Boni, entra Petriccione al posto di Cruz e Falasco si incarica di battere questo calcio di punizione dalla lunghissima distanza, nessun problema per Rossi. Nel finale entra in campo anche Benucci al posto di Corvesi nelle file del Prato, ammonito Falasco nella Pistoiese, guardate cosa spreca il Prato nel secondo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Palla per Grifoni, l'azione era stata fatta partire da Gomez, l'assist di Capello per Grifoni, è bravissimo Iannarilli a dire no e a salvare la sua propria porta, ma non basterà perché decisivo risulterà il gol di Chiricò al 38esimo per la gioia del Prato che vince la prima partita di fronte al proprio pubblico. Prato batte Pistoiese 1-0.
Allora, prima di andare negli spogliatoi, abbiamo visto le immagini salienti del derby vinto dal Prato qua accanto a me, Omar Bonelli, con il quale ho raccontato la partita per Radio Bruno. Allora, Omar, abbiamo visto le immagini, ha spezzato l'equilibrio Chirico, che è un giocatore in effetti fuori categoria. Sì, Chirico bravissimo a realizzare un gol difficile, però sicuramente un gol regalato dalla Pistoiese, perché diciamo sul calcio d'angolo a favore si è creata una situazione favorevole al Prato che i lanieri hanno sfruttato alla grande, però probabilmente se si riusciva a fermare a centrocampo come a me tutto questo non sarebbe avvenuto. Comunque secondo me alla fine il Prato vince meritatamente, perché 3 occasioni nitide da rete per il Prato, 0 per la Pistoiese, quindi risultato giusto. Tra poco sentiremo le interviste dagli spogliatoi, abbiamo sentito il tuo collega Simone Ciminelli, non era molto soddisfatto della formazione, almeno dell'atteggiamento tattico di una Pistoiese che sembrava voler fare la partita all'inizio, però poi è stata presa d'infilata. Sì, strano, perché Alvini ieri aveva parlato di una Pistoiese che veniva a Prato per giocare una partita d'attacco, giocare una partita grintosa, voleva fare il risultato in tutti i modi. Questo atteggiamento, diciamo, difensivo, ecco, mi ha lasciato un po' sorpreso. Ecco. Spogliatoi con Massimiliano Martini e Simone Ciminelli. Allora, Presidente, vittoria nel derby, prima vittoria casalinga della stagione, proprio nella giornata migliore. Sì, poi fra l'altro di fronte a un lungo Bisenzio pieno, perché non c'è più posti, per cui no, dai, bene, perché i ragazzi avevano bisogno, dopo le buone prestazioni fatte, magari dove avevano raccolto pochi punti, essendo giovani e tutto, gli ci voleva proprio, e questa come sempre è l'occasione migliore, la partita migliore. A me in settimana mi avevano domandato, io ce ne vorrebbe 18 di partite, ossia, a prescindere dal risultato, per quello che si porta dietro, insomma, ecco. Sì, 3 punti pesanti anche per la classifica, no? Ci volevano. Certo, sono 3 punti, il campionato secondo me sono 18-16 squadre che a oggi, ma neanche, perché anche la SPAL, 16-17-18 squadre, sono 18 battaglie, cioè un campionato estremamente equilibrato, per cui insomma va combattuta domenica dopo domenica. Loro sono una buona squadra, ci hanno creato problemi, noi purtroppo ancora dobbiamo essere più cinici in fase realizzativa, perché se si fa il conto tutte le volte delle occasioni, anche se stavolta sviluppando un pochino meno, ma perché chiaramente essendo sopra in certi frangenti la partita la facevano loro, ma anche in contropiede abbiamo avuto 2 occasioni oltre il gol davanti al portiere, meno male è andata bene, ma insomma ecco, loro sono stati pericolosi, però bene così. Può essere la chiave di volta questa vittoria nel derby per rilanciare la squadra che giocava bene però non raccoglieva punti? Ma sicuramente è una partita che credo dia autostima ai ragazzi, per cui secondo me, io di solito ho sempre detto 9-10 partite per fare un bilancio. Oggettivamente glielo dissi al mister dopo la partita di Teramo, insomma io sono moderatamente soddisfatto, nel senso perché la squadra esprime serietà, esprime un buon gioco, questo il mister gli va dato atto, e ai ragazzi, e secondo me esprime anche un potenziale offensivo che ancora c'è da inquadrarlo bene, ma potrebbe, così a orecchio mi pare importante, per cui vediamo, insomma sta a loro, tanto non sa mai da giocare con il Real Madrid o con il Barcellona, le partite sono tutte in equilibrio, chi è più concentrato, chi lavora meglio sicuramente raccoglie. Speriamo ci siano altre domeniche come questa. Dicevi appunto del potenziale offensivo, Chirico sicuramente è stato un bel acquisto. Chirico è senza dubbio un bel acquisto, oggi a me non è piaciuto tanto, nel senso che sapendo quello che può fare Chirico, ma ci ho parlato e non stava benissimo, no? Infatti non sapeva se toglierlo durante l'intervallo. Lui ha sempre giocato esterno d'attacco, gli abbiamo detto siccome per salire di categoria, perché oggettivamente un ragazzo merita una categoria superiore, prova a giocare un po' 10-15 metri dentro il campo, no? E l'abbiamo condivisa questa idea, però per esempio lui deve, per giocare in quel ruolo lì, sapere quando forzare la giocata e sapere quando non forzarla, perché è già successo a Teramo, è successo oggi 2 volte che prova il dribbling quando c'è troppa densità, perde palla, la squadra è in uscita e si rischia di prendere, poi sulle qualità del giocatore, è un giocatore che ho detto è capitato a Prato per una serie di circostanze, bene che abbia iniziato bene anche sotto il profilo realizzativo. Mister, una Pistoiese che dopo il gol non riesce a reagire, come è successo col tutto cuoio, dopo il rigore sbagliato non c'è reazione? Ma
una sconfitta secondo me è troppo, perché alla luce del primo tempo, secondo la mia opinione, è stato uno dei migliori primo tempo che abbiamo giocato quest'anno. Abbiamo preso un gol assurdo, però abbiamo perso e questo fa male. Mister, come mai ha cambiato modulo, visto che all'Est ha giocato con il 4-3-3, oggi si è visto un 3-5-1-1? Perché secondo me era il modo giusto per affrontare il Prato, infatti secondo me dal punto di vista tattico è stata la nostra migliore interpretazione di quest'anno. Purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare la mole di gioco che abbiamo fatto il primo tempo. Poi questa squadra ha un difetto, che quando va sotto perde di lucidità. Quest'anno è così al momento, e anche oggi quando siamo andati sotto abbiamo perso un po' di lucidità. Non andiamo, quando giochiamo andiamo a giocare più sullo sporco, ci riesce meno. Mister, che parte si aspettava dalla Pistoiese quest'oggi? Certo, magari un secondo tempo diverso da quello che si è visto. Pensavo di non perderla, assolutamente, mi dispiace per i tifosi, mi dispiace tantissimo, però questa squadra deve crescere, ancora non è la squadra che ho nella testa io e che voglio io. Un giudizio sul Prato visto oggi, visto che comunque la classifica dice che la squadra biancazzurra è dietro di voi, però all'effettivo è stata una partita giocata alla pari. Il Prato gioca bene, è organizzata, secondo me è una delle squadre più organizzate del campionato in questo momento a livello tattico, ma però la Pistoiese dal punto di vista dell'organizzazione oggi il primo tempo secondo me è stata fantastica, però pecchiamo in personalità, commettiamo troppi errori piccoli che poi ci complichiamo la partita, la vita, e questo è il problema di questa squadra, che piano piano lo risolveremo, piano piano. Una vittoria importantissima dopo due sconfitte consecutive, una partita difficile per il Prato, sbloccata appunto, come si diceva anche in settimana, da un episodio, per una volta un Prato cinico che porta a casa dei punti, anche se forse meno bello rispetto a precedenti uscite. Sì, era importante sicuramente fare i tre punti prima di tutto, poi a margine siamo contenti di aver regalato una soddisfazione alla nostra gente, ma una partita molto difficile contro una squadra forte, fisica, che è partita bene nel primo quarto d'ora, ci ha creato delle difficoltà e noi facciamo un pochino fatica a uscire. La cosa positiva è che dopo 50 secondi li abbiamo costretti a cambiare modulo per adattarsi a noi. Però devo dire che la mia squadra nel primo tempo se va sul 2-0, quando poi abbiamo nel primo tempo commettevamo un errore che Capello stava a spalle alla porta invece di venire sotto a prendere palla, quando lui ha capito questa cosa abbiamo cominciato a macinare un po' più palloni, abbiamo avuto l'occasione del gol, poi potevamo raddoppiare, incanalarla meglio con Kwame, e poi credo il secondo tempo è stata un po' in gestione, però potevamo chiuderla con Grifoni, potevamo chiuderla, mi sembra c'è stata un'altra occasione, non mi ricordo con chi, da vedere il rigore su Gomez. Insomma, credo che la squadra comunque si sia riproposta e abbia fatto la partita che poi a un certo punto gli è venuta davanti. C'era stata anche quell'occasione clamorosa con Kwame nel finale del primo tempo, insomma il Prato sostanzialmente dal punto di vista dell'occasione ha legittimato il successo. Penso di sì, anche se insomma ho visto anche una buona Pistoiese, quindi bisogna dar merito, però credo che la mia squadra sia stata tosta, abbia voluto il risultato a tutti i costi, sono molto contento di essere andato in vantaggio e aver tenuto il risultato, e sono contento dal punto di vista mio che non abbiamo mai perso le distanze, siamo sempre stati molto corti, le distanze fra le parti erano sempre ottime, quindi merito a questi ragazzi che lavorano con applicazione, con voglia di fare, consapevoli che non abbiamo fatto niente, abbiamo regalato una soddisfazione ai nostri tifosi e a noi, ma c'è da pedalare, la mia testa è già a Rimini. È arrivata proprio nel derby la prima vittoria casalinga, questo non è male dopo un periodo dove il Prato appunto giocava bene ma non raccoglieva granché. Sì, ma è un percorso, a volte capita di giocare bene e inciampare, però insomma andiamo avanti, secondo me siamo sulla strada giusta, quindi bisogna continuare solo a martellare. Oggi siete riusciti a non prendere gol e a concedere abbastanza poco in quanto occasione alla Pistoiese, che è comunque un'ottima squadra. Avete fatto un lavoro particolare in settimana perché forse
proprio anche il fatto di prendere gol poteva essere nelle altre partite stato un punto debole della formazione. Però se andiamo a vedere le nove partite fatte, noi tiri in porta ne abbiamo concessi molto poco, abbiamo sofferto in situazione e abbiamo lavorato molto su questa situazione qua in settimana, però a prescindere da quello credo che è un gruppo che sta crescendo, che ha voglia di fare, quindi come ho detto prima, secondo me la strada è quella giusta, bisogna continuare consapevoli che non abbiamo fatto niente. Loris, si chiude il ciclo di 5 partite utili per la Pistoiese e inizia quello del Prato in casa, che vincendo 1-0 acquisisce la prima vittoria casalinga, purtroppo nel derby contro la Pistoiese. Sì, diciamo che a noi questo dispiace in modo particolare, è stata una partita un po' particolare, loro probabilmente sono stati più bravi a concretizzare l'occasione che hanno avuto a fine primo tempo e poi a capitalizzarla al massimo portandola fino al 90esimo. A un certo punto ti abbiamo visto anche andando a fare la seconda punta a girare intorno a Sinigaglia, la tua posizione è stata anche provata in allenamento in settimana o è stata una posizione improvvisata nella partita? Diciamo che è stato sul finale di partita, comunque io diciamo, ho delle qualità nel gioco aereo, quindi abbiamo cercato di guadagnare campo portandomi un pochino più avanti a cercare di fare qualche sponda utile. Ecco. Cosa manca ancora a questa Pistoiese, visto che anche oggi abbiamo tirato poco in porta, siamo stati poco pericolosi dalle parti di Rossi? Sì, dobbiamo cercare di essere un pochino più concreti tutti quanti, perché il primo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco, però non siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi siamo stati puniti alla prima occasione per loro. Bisogna tornare subito a fare punti in fretta perché sabato ci aspetta la Maceratese e come sappiamo ieri ha vinto tutto la Spal, quindi verrà Pistoia senz'altro a fare buone cose. Sì, sabato è una partita molto difficile, loro sono una grande squadra perché sono primi in classifica, cercheremo di fare la nostra partita e speriamo di tornare a fare punti, ecco, noi sicuramente la prepareremo al meglio. Pino Chiricò, gol alla Pistoiese, vittoria nel derby, prima vittoria casalinga, insomma il primo gol tuo qui a Lungo Visenzio è un gol importantissimo. Sì, abbiamo fatto una grande vittoria contro una squadra organizzata, una buona squadra, però a noi ci interessava vincere, siamo molto contenti e spero di continuare a far bene. È stato anche un bel gol, raccontacelo. No, mi ha messo una grande palla Cristian e poi sul controllo ho fatto il gol perché sul controllo me la sono portata avanti, è uscito il portiere, non so, poi ho messo a sedere, la finta e ho fatto gol. Senti, una vittoria importante non solo perché è arrivata nel derby, ma perché insomma il successo mancava da un po' di tempo e c'era tanto bisogno di punti. Sì, al di là diciamo che del derby, cioè quando vinci il derby è una cosa bellissima, però noi servivano punti fondamentali perché venivamo da 2 sconfitte consecutive e quindi ora questa vittoria ci fa morale, speriamo di continuare così. Allora Boni, vittoria nel derby, non avete preso gol, quindi una prestazione positiva anche per il tuo reparto. Sì, siamo contenti, sapevamo che era una partita importante. A Teramo abbiamo preso dei gol un po' diciamo presi in maniera ingenua, quindi oggi volevamo rifarci, ci siamo andati dal primo giorno della settimana per arrivare al meglio in questa partita molto sentita in città e penso che abbiamo fatto bene, siamo contenti. Che sensazione è vincere il derby appunto così sentito qui a Prato? È stato bellissimo, è stata una partita bellissima, il pubblico ci ha trascinato dal primo all'ultimo minuto e infatti dobbiamo solo ringraziarli, siamo contenti di avergli dato una grande gioia e ci teniamo questi 3 punti e puntiamo a risalire la classifica. Max, primo tempo forse anche qualcosa meglio del Prato, subiamo gol e la ripresa non è stata la Pistoiese che tutti si aspettavano di vedere, non c'è stata la reazione, cosa è mancata a questa Pistoiese per portare via punti a Lungo Bisenzi? Ci è mancato la concretezza davanti porta, non siamo mai stati pericolosi, penso comunque la squadra ha fatto una buona partita, se abbiamo perso immediatamente e meritavamo qualcosa di più a livello di gioco. Allora, abbiamo ascoltato le interviste dagli spogliatoi raccolte da Massimiliano Martini e Simone Ciminelli, ovviamente torneremo sul derby domani alle 19.40 sul canale 18 nel TG Sport proprio con Massimiliano Martini e poi ci ritroveremo lunedì domani 20.45 sul canale 194 e 22.45 sul canale 18 dove vedremo tutte le partite e le interviste del girone B di questa Lega Pro e andremo anche a vedere le altre gare
giocate al sabato e alla domenica. Con chi sono? Abbiamo seguito la partita qua in Torretta, oltre che per Radio Bruno con il collega Omar Bonelli che abbiamo sentito in precedenza, con tifosi del Prato e della Pistoiese, e allora sentiamoli i tifosi, uno del Prato, Matteo Barni, e Davide Pacini della Pistoiese. Matteo, il Prato ha vinto, grande soddisfazione. Assolutamente sì, direi, grandissima soddisfazione, prima vittoria in casa che ha combaciato con il derby contro la Pistoiese, quindi meglio di così non poteva andare. Io ho visto un Prato che forse all'inizio, i primi 10 minuti, non mi è piaciuto molto, la Pistoiese ha iniziato meglio, poi con il susseguirsi della partita il Prato ha preso campo e con questo grande giocatore Chiricò, che sicuramente è di altra categoria, ci ha permesso di portarci in vantaggio. Io credo che come gioco Prato e Pistoiese si sono un po' rivalse, però in effetti poi Prato ha avuto altre due occasioni clamorose davanti al portiere e quindi secondo me ha meritato la vittoria, quindi bene così. Davide Pacini invece la parte opposta è andata male, la seconda volta che seguiamo insieme la partita qua in Torretta, la seconda volta che porta male, non ci vieni più qui. Dovremmo cambiare la Torretta, probabilmente, no? Senti, che pensi di questa Pistoiese? Ho visto i miei colleghi pistoiesi non sono molto soddisfatti, l'opinione dei tifosi? Nemmeno noi, ma non siamo soddisfatti soprattutto dei risultati, perché alla fine la Pistoiese gioca anche bene, riesce a imporre il proprio gioco e l'ha fatto anche qua nella prima mezz'ora. È una squadra purtroppo che al primo episodio sfavorevole, il rigore è sbagliato domenica scorsa, il gol del Prato oggi si perde, si sfalda, perde di sicurezza e purtroppo riesce a non reagire sempre in maniera corretta. E anche oggi alla fine del secondo tempo abbiamo fatto forse un tiro in porta, troppo poco poi alla fine per dire sì, era più giusto il pareggio sicuramente, però per quello che si è visto in campo, però insomma il Prato ha avuto anche 3 occasioni da rete nitide, poteva essere chiusa anche prima addirittura. Andiamo a vedere le partite che sono state giocate ieri in Lega Pro e poi ovviamente chiudiamo qui dal Lungo Bisenzio. Due a due tra Pontedera e Siena, vediamolo questo derby ricco di colpi di scena. In vantaggio la squadra bianconera al minuto 24 con l'azione fatta partire dalla vista in direzione di Boron, palla in mezzo per Bonazzoli e Cardelli è battuto, dunque va in vantaggio la formazione del Siena con la rete del proprio attaccante Bonazzoli. Il pareggio dopo il tiro di Cabasci ribattuto da Montipò è firmato da Cesaretti al minuto 32, questa è la rete dell'1-1, dunque risultato di pareggio che rimarrà fino all'intervallo. Poi in apertura di secondo tempo il miglior momento del Siena, Burrai, poi il pallone per Bonazzoli, e c'è Mendicino che viene lanciato verso Cardelli per il raddoppio del Siena. Ecco qui l'incursione vincente di Mendicino, ma nel giro di 4 minuti la squadra bianconera rimarrà in 9 uomini. Prima l'espulsione di Boron che aveva subito fallo, le proteste nei confronti del direttore di gara che caccerà il giocatore senese. Stessa sorte per Burrai per questo intervento su Della Latta. E Siena che rimane in 9 al minuto 94, Gavoci, il pallone per Della Latta, ribatte Montipò, la palla però è lì e Scappini torna al gol segnando la rete del definitivo 2-2, molte recriminazioni per la squadra senese che aveva perso già al 90esimo abbondante in casa la settimana scorsa contro la Maceratese e adesso deve lasciare 2 punti per questo pareggio di Scappini che neutralizza il vantaggio del Siena che stava per concretizzarsi a fine gara. Si fa imbrigliare la SPAL capolista di Semplici, battuta a Macerata dopo un primo tempo giocato a ritmi blandi. Il break arriva ad inizio del secondo tempo, il cross di Danna, la deviazione vincente, la volée sotto misura di Fioretti e con questo gol la sorprendente maceratese batte la capolista. Non serve alla Lucchese il cambio dell'allenatore, Giovanni Lopez al posto di Francesco Baldini, solito epilogo. Rossoneri battuti a Rimini, il vantaggio ad inizio del secondo tempo con Ragazzo al suo terzo gol, tutti segnati proprio in questa porta al Valentino Mazzola. Gol dunque in apertura di secondo tempo che blocca l'equilibrio, anzi che sblocca l'equilibrio che era maturato nei primi 45 minuti di gioco. Il raddoppio da parte del Rimini al 91esimo. Con Ragazzo che controlla questo pallone e batte Di Masi per la seconda volta, nuova sconfitta per la formazione rossonera, non è servito al momento il cambio di Lopez per Baldini.
Il tutto cuoio passa ad Aprilia contro la Lupa Roma, il gol nel finale, la partita si accende proprio nell'ultimo quarto d'ora quando la squadra di casa rimarrà in 10 per l'espulsione di Cerrai, doppio cartellino giallo, Lupa in 10 e che subirà il gol decisivo a 2 minuti esatti dalla conclusione della partita. Ottima iniziativa di Caponi, il suggerimento per Palumbo e la rete di quest'ultimo per la gioia dei neroverdi che dunque passano ad Aprilia, primo successo esterno per la formazione di Cristiano Lucarelli che conquista 3 punti pesanti. Reti bianche ad Arezzo, forte vento al comunale a favore degli Amaranto nel corso del primo tempo che qui colpiscono una traversa con Cori sugli sviluppi di un calcio di punizione di Tremolada, poi si fa male Defendi, brutto infortunio per il giocatore dell'Arezzo, da valutare le sue condizioni fisiche. Nel secondo tempo poche occasioni, forse più Ancona che Arezzo, alla fine risultato giusto. Noi se analizziamo in questo momento, se noi avessimo avuto 16-17 punti con una partita in meno penso che non avremmo rubato nulla, no? Ma non solo per le traverse, 2 con il Pisa, 2 con l'Aquila, giusto? No, ma traverse interne, ma per il volume di gioco che abbiamo fatto. Abbiamo giocato contro una squadra ottima, che mi sembra che non ha mai tirato nello specchio della porta, con qualche punizione regalata dall'arbitro, c'era rigore d'espulsione sulla punizione, rivedetela, sulla punizione di Tremolada, gli episodi non ci sono andati a favore, però alla squadra non posso dire nulla. Ecco, tra l'altro nel secondo tempo lei appunto ha parlato anche di un arbitraggio che non le è piaciuto, no. C'è stato anche un intervento molto duro su Defendi, no? Ecco. Lasciamo stare, gli arbitri quando arrivano ad Arezzo sono sfortunati, va bene? Diciamo questo, va bene? Così non diamo fastidio a nessuno. Io dico semplicemente che gli arbitri quando arrivano ad Arezzo purtroppo sono in una giornata negativa. Defendi come sta? È in ospedale, cioè lì è fallo da carcere, no? Nemmeno ammonito, ma di che parliamo, dai? Ecco, l'abbiamo visto molto arrabbiato su quella punizione finale per l'Ancona, no? Non so se per il fallo concesso o perché la Ghezza ha fatto fallo lì. No, l'arbitro ha detto a me, sto arbitrando all'inglese, non fischio da una parte, gli ho detto, gli hai dato 8 punizioni contate, stai arbitrando forse alla gallese, non all'inglese. Ecco mister, un Arezzo che ha anche costruito, forse è mancato un po' di cattiveria negli ultimi 16 metri. Tutti dicono che hanno delle squadre giovani, a un certo punto giocavamo con 3,96, 2,95 titolari e poi gli over nostri sono 93-92, giusto? Mi sembra che il giocatore più grande, eccezione fatta per Cori, è un 91, no? Lì è vero, la palla che sulla traversa rimbalza un quarto d'ora a terra, lì ci vuole cattiveria, come la palla di Masciangelo o la palla di Bentacourt, lì non puoi non metterla dentro. Ecco, a parte la traversa ci sono state queste situazioni molto favorevoli. No? Ma non era facile, giocavano con 15 persone nell'area piccola, hanno fatto bene, hanno portato il punta a casa, 3-4-3 cosa, era un 5-4-1 se lo vogliamo dire, con una punta isolata davanti, mica era facile. Questo vuol dire che temono molto la Ghezza. Ma non lo so, io faccio i complimenti ad Arezzo, io guardo in casa mia, però voglio dire, poi leggo le dichiarazioni di prima, poi leggo la partita e mi rendo conto, ma è giusto così, ognuno gioca come vuole, per l'amor del cielo, senza nessuna polemica, anzi, per l'amor di Dio, hanno portato a casa un risultato importante su un campo difficile. Per l'Arezzo adesso 4 partite in 2 settimane tra Coppa Italia e poi il recupero di Savona. Oramai siamo abituati, ci hanno messo il recupero dopo la partita di Coppa Italia, quindi hanno aspettato prima quando dovevamo giocare in Coppa Italia, la settimana dopo ci hanno messo il recupero. La Coppa è un obiettivo? Ma anche le partite del giovedì per noi sono un obiettivo, sicuramente farò una grande turnazione. Bene, allora queste sono state le partite del sabato, quelle della domenica le vedremo domani nel nostro speciale, come vi ho detto prima, 20.45 sul canale 194, 22.45 sul canale 18, torneremo anche su queste partite con l'intervista ad esempio da Macerata, l'intervista di Ezio Capuano, l'allenatore dell'Arezzo, poi sentiremo Lopez, debuttante sfortunato nella Lucchese. È tutto, Stefano Chini vi ringrazia per la cortese attenzione, a domani dunque TG Sport, canale 18 alle 19.40 e poi l'edizione del lunedì dello speciale Lega Pro. Buonasera a tutti.